Incassato il placet della regione, il sindaco De Luca accelera sullo sbaraccamento nel pomeriggio, riunione di giunta domani, incontro con i capigruppo consigliari entro il 15 ottobre, i primi rogiti. Dopo l'incontro con l'assessore Pappalardo, il sindaco De Luca sospende la nomina di Enzo Caruso alla guida dell'ente teatro. Domani l'impasse del Vittorio sarà discusso in Commissione Cultura. Aggredita e derubata in pieno centro e in pieno giorno, i poliziotti delle volanti arrestano un 22enne russo, fondamentali per il buon esito delle indagini, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Presentate a Palazzo Zanca le manifestazioni clou dell'agosto messinese e tante le novità di quest'anno, stringenti le norme di sicurezza, nessuno se non espressamente autorizzato potrà correre tra le corde della bara. Cresce l'attesa in casa Messina sul tema del ripescaggio, potrebbe risultare decisivo l'appello lanciato dal sindaco di Bari e presidente dell'ANCI Antonio De Caro, domani si riunirà il collegio di garanzia del CONI.